Sapete che cosa ho in mano? Una palla. Non è proprio una palla, è una boccia ed è una boccia vera con materiale Professionale. professionale. Lo dobbiamo dire, è professionista questa boccia. Vabbè, vi abbiamo già fatto vedere l'unboxing. Questa è una boccia che ci ha regalato Damiano. In realtà ci ha regalato un set per me e un set per te. Possiamo bocciare Due quando bocce. dobbiamo andare a fare gameplay, al bocciodromo. E andiamo a costo o bocciato? Non Guarda, no, non posso bucciare, a costo di sbagliare, fai l'accosto. devo per forza di cose. Allora, io non mi ricordo Ma tu sei giocatore 1 o 2? Chi cazzo sei? io sono due, ovviamente. Secondo me stai tirando con l'uno. Vabbè, uguale. Guarda che tiro che ti faccio, guarda. Vediamo. Oh, questo è Bocce Revolution, lo trovate su Steam, ha un costo più che Lo sappiamo vantaggioso. che siete degli appassionati. Guardate, guardate, tu c'hai un righello incollato nel polso. Quello è l'arbitro e quello serve per misurare. Però Guarda. non stiamo giocando a raffa, stiamo giocando con regole semplificate. Non so che cosa cambi, ma va bene uguale, tranquilli. Io sono quello blu, quindi. Ok, allora, visuale. La tua palla è pericolosamente vicina al boccino. Che cazzo ridi? Ma io mi immaginavo a 35 anni con la cocaina, le mignotte su uno yacht. Iaccio. Uno yacht lontano, no? E invece sono qui a giocare a bocce. Con delle Io bocce adesso che ti faccio. potenzialmente ci sono e sono reali. Seguendo i consigli di Damiano, io ti faccio un volo. Ma perché mi devi cagare il cazzo? Ma pensa ad avvicinarti in quella mamita. Cerco di spostarti. Guarda, Madonna, si era compenetrato nel muro. Cosa hai fatto? Io avevo mirato E precisamente a precisamente te. in mezzo sei passato, scusami. Hai toccato il boccino, però. Ma non volevo toccare il boccino, ma Bravo, quando mai ho mirato al bravo, bravo, boccino? sei stato bravo. Porca puttana. Sei molto lontano, tocca ancora a te perché sei lontano. Invece di avvicinarti, ti Ho allontano. fatto così tanto schifo. Bocciata. Sempre Volo, Ma non sai, sempre. non lo sai fare. Certo che lo so fare, guarda. Fabio Volo. L'avevo fatto bene, l'avevo fatto benissimo, guarda, Perché così, ruoti? Che cosa fai? così, perché così accosto e contemporaneamente boccio, ho sbagliato. Intanto lui esce. Te l'ho levato il punto, però sei Ah, sempre più vicino sono tu. sempre io quello più vicino, è cosa buona e giusta. È Interrompi, bravo. però Mamma le aspetta, aspetta. persone, quanto cazzo facciano schifo. Vai, continua, continua. Ecco, adesso posso fare l'accosto. Faremo un accosto. A costo di schiattare, io gliela sposto la palla. Guarda, sì, si ferma in Africa settentrionale. Hop! Non male, non male. Ora Ragazzi, sono il più vicino. Tocca a me. io a costo, come dice la polizia, è importante accostare. L'accosto talmente bene che lui per togliermela dovrà, per forza di cose, nuovamente bocciare. Ma chi cazzo l'aveva tirata là Ma soprattutto? vedi? Vedi qual è il punto? Non Punto, vado l'ho dove dici tu. fatto il punto. Guarda che bello. Però non vado dove dici tu, Vai, capito? vai, continua, continua. E ovviamente sono più vicino io. Ancora per poco. Lui vuole Questo è il fare momento di accostare. Tanto non vado dove dico io, quindi è inutile che sto facendo tutto sto casino. Però vedete, Sinergo cerca di sbocciarla. Ah, secondo i miei calcoli colpisce il boccino e il boccino si avvicina alla mia palla. Guardate quanto pathos in questo tiros. Invece no. Un po' di più. Arbitro figlio di puttana! È tocca Tocca a me. a No, ma se sono io quello te. E più. forse perché ho finito le palle. Hai finito le palle. Allora io accosto. Comunque il campo è uguale a quello di Fermo. È uguale, Wow. La sfida non sta deludendo le aspettative. Sono troppo bravo, eh.
Ma fammelo vedere però il tiro, perché, perché hai saltato? Perché era l'azione. Se non mi fa vedere l'azione, mi fa vedere solo le cutscene. Guardate quanto sono preciso. Ragazzi, mi ha stracciato, ma adesso facciamo una rivista. Una costata davvero. Giocatore 1, giocatore 2. Io ho 3 punti, tu 0. Attenzione, attenzione. Mi sono fidato scioccamente della mira di quel ciecato del mio personaggio. Allora io adesso tiro il boccino perché ho vinto. Guarda quanto sono preciso a tirare il boccino. E l'hai tirato di sottomano, attenzione. Sottomano, sopramano, sottoposta. Però mi sa che dovevo finire qua in mezzo. Adesso mi dà l'errore fatto. Ma ti dà una penalità e ti si incula. E invece no, guarda che tiro! Guarda che tiro che ho fatto! Deve finire, dove c'è il verde? Credo. Sono sempre io a tirare, perché sono quello più bravo. Dobbiamo ricordare. Oh merda, ho sbagliato. Cosa? A tirare. Perché? Perché ho sbagliato. Ho sbagliato, sono molto... Mi scuso col pubblico a casa, ragazzi, è stato un tiro brutto. È stato un tiro che non volevo fare, ma ero distratto dai mille pensieri che questo mondo stressante delle bocce ti mette in testa. Guarda, guarda, guarda che cazzo di accosto che ti ho fatto. Guarda che accosto che ti ho fatto. Vaffanculo a te, tua mamma, forza. Però, siamo in range. Allora, io vado di accosto, ma faccio una cosa che mi permetterà di portare la palla in B10. Vuoi colpire il boccino? Esattamente. Ma pensi che lo colpirà? Spero di sì, altrimenti ho fatto un altro tiro a cazzo di cane. Però ti mette questa cosa casuale, sembra a me tocca, no? Ma non lo vedi quanti problemi che c'è il tuo? Guarda qua che gli manca un pezzo di spalla, il trapezio non ce l'ha qua. Sopra mano. Comunque carino sto gioco. Di sopra mano? Ci riprova. Bocciata. Di sopra mano. Ah. Mocca mammida. Mo potrebbe essere un gran tiro, eh. Dov'è il boccino? Ma l'hai visto che non c'è? C'è qualcosa che non abbiamo capito. Ora perdonami, vado a recuperare un po' di punti. Ma dov'è il boccino? Voglio, dove cazzo è il boccino? Il pallino è andato oltre la linea B1. Tiro annullato. Ah, non lo puoi spostare oltre quella cosa là. Ma te l'avevo detto, te l'avevo spiegato il regolamento, che il boccino deve stare entro B1 e B cosa. E allora, no, tocca a te. Certo. E quindi mi ha annullato il tiro, ma che è? Eh no, adesso... Cioè io lo volevo spostare in fondo alla... Ho tirato poco. Dove finirà? Il campione oggi ha la mano calda. Ma non è vero. Ma mi sa che quando interrompe il tiro te lo fa automaticamente meglio. Secondo me sì, sai. Te lo fa dove tiri, secondo me. Non posso tirare qua dentro. No, semplicemente cambia il coso del rosso. Basta vedere che i colori si usano bene col gioco delle bocce. Pericoloso quello che sto facendo, se spingessi erroneamente il boccino verso il fondo, regalerai automaticamente. Devi stare fermo, devi stare calmo, devi andare più. No, perché non può andare oltre B1. Ora B1 non lo so qual è, però non B1 è quello. Però sto quasi per consegnarti un punto. No, ho finito le palle. Ottima giocata. Però questa è più vicina di questa, quindi ho perso questo. Non lo so, chiediamo all'arbitro che sta compenetrando. Allora, adesso... Ma io mi sono autoannullato il tiro, capite? Voglio fare una cosa. Voglio farla con un'aggressività che non mi riconosco. Mi devi rompere i coglioni, eh? Sì, perché quella è un punto che tu mi... Fazzo! Bravo! Ma perché non... Bravo, sicuramente una palla l'hai tolta, sicuramente è uscita dal B1
e vince il caro Redez perché il mio boccino è vicino. Annullamelo, annullamelo, annullamelo. Aha. Continua. Ah, prende un punto. Poteva vincere, poteva riprendere perché tutto. Perché ho perso tutto? Perché? È per l'ultimo tiro. Chi non vuole troppo. Ma perché? Stringe. Come ha contato questo punto? No, perché tu hai spostato la tua palla. Oh, l'hanno visto tutti gli amici a casa. Ma ero ho vinto, vicino. Mi dispiace. No, eri, esatto, eri. Ma anche dopo ero ma vicino. No, non, non è, ho sbagliato tiro, mi sa che me ne annulla perché è troppo vicino. No, non giusto. Dove l'hai messo questo boccino? A costo. Ma sai che io ho come la sensazione che non abbiamo capito bene le regole. Precisione. Allora, adesso dobbiamo cercare. Guarda, questa volta voglio fare uno. Ma perché devi cagarmi il cane? Ma metti le no, basta no, le palle. Fare una cosa del tipo. Niente, oh, deve per forza rompere le balle. A costo, a costo, mi accosto. Guardate come è preciso nella. Eh sì, perché qua è andato oltre. Ma l'ho fatto apposta perché è giusto così? No, tocca a te ancora. Ok. Il giocatore 1 è posizionato a 92 cm dal pallino. Questa è un'informazione cruciale in questo momento della tua vita. Guardate come tenta di cagarmi il cazzo. Lo vogliamo ricordare agli amici a casa? Deve cagarmi il cazzo. Beh, ma questo è il gioco delle bocce. Ma tanto non ci riesco perché questo è cieco come al solito. Sbaglia tu, guarda come sta andando a cazzo di cane dall'altro lato. Comunque è un gioco di pathos la boccia. Adesso chi sta davanti, eh? Sai che stiamo quasi uguali, eh? Siamo quasi uguali, siamo triangolati. Lo vedremo subito. Ah, sto sì, sempre io più io. Vicino. E allora hai rotto il cazzo, aspetta che ci penso io. Ma perché mi devi cagare la minchia? Ora facciamo un bel volo. Come quel gruppo di tenori. Guarda, mo sposta il pallino e di nuovo Nicola prende il punto. No, perché stavolta ho calcolato tutta la perfezione. Ci vede. Te ne andrei a fare nel culo. Culo di merda. Ah, ah, ah. Chi ha guadagnato due punti qui? Andrea, cosa ne pensi della bocciata? Grande. Una bocciata? Grande, no? Bellissimo. Fatto veramente un gran tiro. La sfida non sta deludendo le aspettative. Sono bravo, no? Sono molto bravo, ragazzi. Bocciami questa adesso, bocciami questa. Ma te la boccio subito, con il volo. Ho capito che tra tutti quelli che partecipano a Sanremo complessivamente devo puntare. Ma perché? Sposti il pallino. Ma perché mi devi cagare il pisellino? Non partato da dove parte. Bravo, hai spostato tutto e comunque sono. Eh no, perché adesso è uscito fuori dalla linea B1. Certo, interrompi il tiro. Una vita trascorsa nelle bocce, ma un colpo così fantastico faccio fatica a ricordarlo. Una vita passata nelle bocce. Prego, a te. In mente altri tipi di ricordi. Però questa volta una vita passata nelle bocce. Allora io accosto, accosto. Va bene? Va bene? Accosto. Accostarla in fondo è una cazzata. Accosto, ragazzi, interrompo il tiro, ma è accosto. Ah. Eppure te la sei piata in saccoccia. Bocciata sopramano. Perché di sopramano? Spiega ai nostri amici perché scegli. Perché è meglio. E spara oltre i confini di sopramano e oltre. Via. C'è un macello fa. Ha ucciso un vecchio. Ho ammazzato tutte le mie palle. Si sono spostate tutte quante. Uno. Attenzione, il giocatore 1 prende 1. Beh. E vince. Si dichiara vincitore del gioco delle bocce. Ci vediamo alla prossima partita a bocce.